Marco Minissini, durante la conferenza stampa avete confermato praticamente che la NC parteciperà al campionato di Serie A 2, una situazione combattuta anche nel vostro spogliatoio, siete stati praticamente voi a prendere una decisione se partecipare o no alla categoria cadetta. Sapevamo già che c'era questa possibilità, nel senso avevamo già deciso l'anno scorso di fare richiesta per un eventuale ripescaggio. Abbiamo iniziato la stagione che ormai le speranze erano terminate, nel senso ci stavamo preparando per fare una stagione in Serie B e invece poi, come ha detto Aurelio, il 10 ottobre è arrivata la possibilità, poi neanche la conferma, la possibilità di fare la 2 che ci è stata comunicata dalla società e dagli allenatori e ci è stato chiesto di decidere che cosa volessimo fare. Ovviamente abbiamo avuto uno scambio di idee, ma diciamo che la volontà è stata la stessa per tutti, non abbiamo esitato molto ad accettare la 2 e ovviamente sappiamo che è una stagione difficile, complicata, la squadra è la stessa dell'anno scorso e abbiamo perso Daniele Simeoni che ovviamente adesso farà l'allenatore e gli auguriamo tutto il migliore in bocca al lupo che possiamo dargli e niente, sarà complicata come l'anno scorso, ovviamente spero che metteremo quella testa in più che non abbiamo avuto e che poi farà sicuramente la differenza. Questa può essere sicuramente una grande sfida, insomma la voglia di dimostrare che ci siete, che avete qualcosa da rifare dopo l'anno scorso, quindi partite sicuramente con grandi motivazioni. Certo, è una rivincita personale in primis, nel senso è proprio una voglia di riscatto che abbiamo avuto, perché comunque la stagione dell'anno scorso è stata sì tormentata da molti episodi, abbiamo avuto molti problemi, molte vicissitudini, un campionato un po' così è stato fermo per un po', poi è ripartito. E quello che vogliamo, però non sono scusa alle quali ci possiamo aggrappare e quindi questa stagione sarà proprio di riscatto personale e speriamo che riusciremo nell'intento e metteremo il 100% e vedremo come andrà a maggio.